Ciao da lunadividlab.it, continuiamo oggi con la storia dell'arte moderna. Il primo personaggio che andiamo a conoscere è l'architetto e umanista Leon Battista Alberti, che nasce a Genova da famiglia fiorentina bandita per motivi politici. È un personaggio importantissimo, umanista, letterato, filosofo, poeta, e si occupò, soprattutto in sede teorica, delle varie arti, prediligendo l'architettura perché era quella che si prestava meglio al suo metodo di indagine rigorosamente scientifico e razionale. Scrisse quindi dei trattati, il De Pictura, il De Re Edificatoria, il De Statua, ed è proprio in questi suoi scritti che ci ha lasciato la maggiore testimonianza. Infatti le sue opere architettoniche sono rimaste incompiute o sono state notevolmente alterate nel corso della realizzazione pratica, che questo maestro affidò sempre ad altri. L'ideale estetico albertiano si fonda sulla ricerca di forme perfettamente armoniche, proporzionate alla scala umana, definite in funzione dell'uomo. Inoltre, per quanto riguarda l'architettura, egli studiava non l'edificio in se stesso, ma l'edificio inserito nel contesto della città, e quindi l'intero complesso urbano in funzione degli edifici pubblici e privati di cui è composto e degli uomini cui sono destinati quegli edifici. Leon Battista Alberti si occupò anche, in maniera approfondita, dell'architettura romana antica, dal punto di vista tecnico ed estetico, ricavandone insegnamenti che applicò alle sue opere. Fu infatti, tra l'altro, il primo che restaurò, in base al Trattato di Vitruvio e allo studio delle rovine, l'uso e la regola degli ordini architettonici. Lui cercò comunque di usare una certa libertà nell'interpretazione dell'arte classica per la creazione di un'architettura nuova, anche se poi le sue chiese prendevano la forma dei templi. Ed è per questo che si prese delle aspre critiche da parte delle autorità ecclesiastiche. Ad esempio fu criticato il Tempio Malatestiano a Rimini, che gli fu commissionato da Sigismondo Malatesta. Leon Battista Alberti qui rivestì la chiesa di San Francesco con un apparato classicheggiante per farla diventare il mausoleo della famiglia Malatesta pur mantenendo la funzione cultuale. Vedete l'esterno che riproduce le forme del tempio, dell'acquedotto, dell'arco trionfale, con queste grandi arcate a tutto sesto innalzate su uno stilobate e divise da semicolonne corinzie. L'arcata centrale inquadra il portale con un timpano sporgente, mentre le laterali, nel progetto altrettanto profonde, dovevano accogliere i sepolcri di Sigismondo Malatesta e della moglie, oggi all'interno. Nella serie di arcate lungo il fianco destro sono riposti invece sarcofagi di umanisti della corte malatestiana. L'interno, una sola navata con profonde cappelle laterali, ha un'ampiezza e un'unità spaziale chiaramente classiche. Papa Pio II, in lite aperta con Sigismondo Malatesta, disse che l'edificio non sembrava un tempio dei cristiani, ma di infedeli adoratori di demoni. In realtà qui non c'è nessuna intenzione pagana o ereticale, ma soltanto un'ostentazione in stile rinascimentale del nome, degli emblemi e dell'effigie del committente e della data di fondazione, il 1450, anno del Giubileo, che ricorre ben 12 volte nella decorazione sia esterna che interna. A Firenze, Leon Battista Alberti progetta per il ricco mercante Giovanni Rucellai il palazzo eretto fra il 1446 e il 1451, costruito materialmente da Bernardo Rossellino, che era il più dotato dei suoi allievi e collaboratori. Il palazzo Rucellai è uno dei primi palazzi signorili rinascimentali. Segue un ordine decisamente classico, con la facciata a conci lisci spartita in senso orizzontale da cornici marcapiano e in senso verticale da lesene piatte con capitelli, che, anche se liberamente elaborati, rispettano l'ordine di successione dell'architettura classica, quindi dorico-tuscanico al pian terreno, ionico al primo piano e corinzio al secondo. In linea con questa chiara composizione, al pian terreno abbiamo inoltre finestre quadrate e i portali sono architravati. Invece le bifore dei piani superiori, cioè le finestre divise in due dalla colonnina su cui insistono due archetti, sono ancora un elemento medievale, malgrado la variante inserita di un architrave che taglia gli archetti. Per Giovanni Rucellai, Alberti eseguì a Firenze altre opere, fra cui il compimento della facciata di Santa Maria Novella, dove adottò il rivestimento in marmi policromi, tipico dell'architettura romanica fiorentina, ma con un nuovo disegno, più chiaro e lineare, e con soluzioni originali, come l'arcone tra colonne che amplia il portale e le grandi volute di raccordo dell'ordine superiore.
Dal 1460, risiedendo stabilmente a Mantova, Alberti lavorò per i Gonzaga, la nobile famiglia padana che tenne la signoria di Mantova a partire dal XIV secolo. Per loro Alberti progettò le grandiose chiese di San Sebastiano e di Sant'Andrea. La chiesa di San Sebastiano, portata a termine in 40 anni, è il primo degli edifici sacri rinascimentali concepito e realizzato con sistema a pianta centrale. È a croce greca con vasto vano centrale quadrato. Una grande cripta occupa tutta l'area dell'edificio. Nel 1470 Alberti fornì i disegni per la ricostruzione della medievale chiesa di Sant'Andrea. Ma i lavori iniziarono alla sua morte e si interruppero nel 1494, quando mancavano i bracci del transetto e il presbiterio. Nonostante i tanti successivi interventi, la chiesa mantiene la monumentalità e la solennità proprie dell'architettura di Alberti. All'esterno la fronte è tripartita da larghe e piatte lesene e c'è un profondo e altissimo arcone centrale tangente l'architrave del frontone. Ai lati ci sono tre ordini sovrapposti di aperture, cioè questi portali, nicchioni e finestra d'arco. L'interno è un'unica ampia navata coperta da volte a botte a lacunari, come le basiliche romane. Ci sono cappelle laterali quadrate con volte a botte e grande arco d'ingresso, alternate con cappelline chiuse e coperte da cupolette. Adesso incontriamo di nuovo Lorenzo Ghiberti, l'artista che, nella prima lezione, abbiamo visto scontrarsi con Brunelleschi e vincere nel concorso per la decorazione della seconda porta del Battistero di Firenze. Ghiberti si forma in una bottega di oreficeria. Inizia come pittore, ma poi si dedica quasi esclusivamente alla scultura. E va considerato il primo storico dell'arte moderno, il primo che ci ha lasciato notizie e giudizi sugli artisti del passato, con i suoi tre libri dei commentari, iniziati nel 1447, ma l'ultimo è rimasto incompiuto per la morte dell'autore, che trattano dell'arte classica, della storia dell'arte moderna a partire da Giotto e della propria attività, e delle teorie artistiche, dell'ottica, delle proporzioni della figura umana. Eccola qua la sua porta del Battistero, ornata come quella di Andrea Pisano da 28 formelle con cornice a compasso gotico, di cui 20 rappresentano scene della vita e della passione di Cristo, mentre le 8 in basso rappresentano i 4 evangelisti e i 4 dottori della Chiesa. Le formelle sono inquadrate da una cornice ornata da motivi floreali e animali, riprodotti con straordinaria finezza e fedeltà, e testine di profeti e sibille sporgenti a tutto tondo. Lo stile si ispira al gotico italiano del primo Trecento e l'influenza di Andrea Pisano, che aveva realizzato la prima porta fra il 1330 e il 1336, è visibile anche nella composizione delle singole scene, con figure spesso aggettanti su una linea che taglia orizzontalmente il campo e funge da mensola. Malgrado la prolungata esecuzione, l'opera risulta nel complesso perfettamente unitaria. Desto grande ammirazione per la sua stupenda fattura e per l'effetto coloristico dell'oro sul bronzo. In questi anni Ghiberti si dedicò anche ad altri lavori, come il San Giovanni Battista per una nicchia di Or San Michele, che è la prima statua in bronzo fusa in un sol pezzo a Firenze, di finissima esecuzione tecnica ed è tipicamente gotica nell'impostazione della figura e nel ricercato gioco dei panneggi. Nel 1428 farà anche il Santo Stefano per un'altra nicchia. Questa è la famosa porta, sempre del Battistero, che da Michelangelo ebbe il nome di Porta del Paradiso. Fu ordinata a Ghiberti nel 1425, ma fu terminata solo nel 1452. Originariamente prevedeva 24 formelle con scene del Vecchio Testamento, ma Ghiberti modificò e modernizzò lo schema, riducendo la composizione a 10 grandi quadri narrativi, ognuno dei quali raggruppa più storie. I quadri sono divisi da cornici ornate di nicchie con 24 statuette di personaggi biblici, alternate con altrettanti busti sporgenti da medaglioni. Le formelle, già fuse nel 1447, sfoggiano questi sfondi in prospettiva lineare più o meno esatta, e quindi questo lavoro del Ghiberti fu probabilmente la risposta alle grandiose innovazioni di Brunelleschi, Masaccio e Donatello. In questi quadri Ghiberti porta a perfezione il nuovo genere di bassorilievo pittorico, quindi con una variazione continua del rilievo da alto a basso a schiacciato, che così acquisisce la libertà e la leggerezza di effetti propri della pittura. Inoltre le figure hanno una maggiore consistenza corporea.
Malgrado tutti questi segni di rinnovamento, abbiamo ancora forme gotiche, come nelle cadenze ritmiche dei panneggi curvilinei e spiraliformi, e il gusto naturalistico nella rappresentazione di animali e piante.